Guarda io? Lo guardi tu? Chiudi gli occhi? Vai, chiudi gli occhi, vieni. Di qua però, di qua. Ciao Marie. Ciao Marti. Sono un po' sudato, scusami. Grazie. Ma puzza. Sono profumato? Allora, Sei costellatina? Sei caldo? Sei caldo? No, no. Alexi, tu è caldo? No. No, io sono, sono una persona che, cioè, io reggo il corpo. Non sono ovviamente a disagio averti qua davanti, nel senso... Dove vai, Maria? Devo andare in bagno, Marti, scusami! No, bro! Bro, ma non posso avere il cazzo duro? Ti sento, ma Marti, c'è il cazzo duro? Amore, di già? Di già, sì. Ma perché mi è venuto in mente quella volta che ci siamo beccati alla festa? Il primo giorno. Esatto, è per quello. Vabbè, vediamo se oggi va meglio. Muoviti, Tu prometto, vediamo se oggi va meglio, devi darmi una mano. No, ma te ti ho guardato in palestra perché... Non sapevo appuntare il tuo video. Sì, volevo fare un allenamento diverso dal solito perché mi sembrava... Magari potevi invitarmi a cena, no? Era meglio forse. Ma perché costa? Qua me l'ha offerta, me l'ha offerto un mio amico. Okay. Solo per quello, non... Vabbè, non per altro. Poi sono tutta sudata, ma no. Sventola un po'. Sventola? Ah, sì. Ventola? Mm-hmm. Più forte. Più forte. Ok. Grazie. Più forte così. Andiamo in quella zona che c'è il ventilatore almeno. Ah, così. Cioè, a figa aperta. Vabbè, ci sta a far respirare anche la figa. Certo. Facciamo respirare anche un po' il cazzo, ci sta mai. No, allora se ti faccio vedere, facciamo vedere il personal del trainer. Eccolo qua. È arrivato tra noi. Onorato di... innanzitutto sta facendo un certo floor per questo. No, lui è il nostro personal trainer, chat. Oggi lui ci indirizzerà un attimino verso gli esercizi, perché appunto io avevo voglia di allenarmi un pochettino. E quindi adesso ci spiegherà i primi esercizi perché... Allora, io direi di partire con lo squat. Ma vieni! È il mio esercizio preferito per quello. E bisognerà scaldarsi, credo. No, va. Io sono caldo. Okay. Sei calda? Vai, vediamo. Inizio. Lui. Inizio io? Sì. Oh. Di più? Peraltro. Ma lo voi siete qua per far cosa, scusate? Cioè lui riprende solo per la coreografia. Non conosco. Ma come li conosci, fra, li pagati te? No, un balletto, fra, voglio fare un balletto. Voglio fare un balletto. Marti, ti voglio dedicare un balletto. Alexi, stupiscimi. È il tuo momento. Con questo, se non ti stupisco, ho perso. Posso spruzzarti? No, tu a me? Sì, certo. Cioè, spruzzami proprio in faccia. Bene. Scusami PTE, mi sto un attimo prendendo nelle traspruzzi. Facciamo pure. No. Chat, se non lo conquisto con questo ho perso tutto. Vai. Ma che musica! Ci necessita reggaeton dale. Sigue bailando mami no pare.
favore. Difficilissimo. Vedi, sì, che non tutti fanno questo movimento. Sì, non so se lei sarebbe in grado. Saresti in grado di fare questo movimento? Proviamo, voglio solo vedere. Mettiamo Ginza di nuovo. Vuoi farlo? Noi c'è la prestazione. Te? Tu l'ansia? Guarda che l'hai fatto tanto bene. L'ho fatto, cioè, tanto ma, bene. Ma io mi chiedo come lo fai, che altro. Aspetta un attimo, qua, qua, sì, qua c'è una seta prestazione un attimo, scusa. Cioè devo farlo io su di te? Ecco, assolutamente. Aspetta che questo è un attimino un confessionale con la chat piccolo, perché questo è un momento... Bro, devo fare Ginza su Martina Smeraldi. E che cazzo? Bro, metti che sbaglio? Che cazzo? È una seta prestazione. La musica. No, non battiamo 5, magari alla fine che facciamo sesso che battiamo 5, poi capito, si perde tutta l'energia sessuale, capito? Scusami. Beh, vabbè, andaci bene, dai. Non ti fare così? No, alzati. Ieri mi sono segato su di lei, vedo qua davanti, mi sembra follia. Ti stai segando su di lei? Ieri. L'hai scurta tantissimo. Sì, sì. Ok, okay, no, scusate, stiamo parlando di una cosa nostra, droghe, tipo robe strane tra di noi. Continuiamo pure con la mente. Direi di allenare la parte superiore. Beh, io sono solo, cioè il petto è il più forte. Una cosa come questa. Okay. Quanto riuscite a fare? Ok, facciamo una sfida, vai. Siamo? Così giusto? Sì, potreste darmi un bacino quando arrivate lì, quindi state attenti. Pronta? Vai. Così si fa? Sì, anch'io sono in dubbio sulla mia esecuzione. Scusa, io guarda. Tu quando torni, vai così. Sì. Oh. Oh, mi fa male spalla a me. È finito? Sì. Già? Sì, già? No, no, è finito. Mi sa che l'ho vinto io la sfida. Lei l'ha fatta almeno 3. 4? Vabbè, faccio vedere. Prima Alexi mi ha detto che ieri ha visto un tuo video, però si vergognava a dirlo. Chi? Alexi. Un mio o un suo? No, Alexi ha detto che lui è Alexi. Ok, che video ha visto? Quello con la ragazza col costume azzurro, il ragazzo nero e quello fisicato. Ah. Cioè io so i dettagli perché me l'ha spiegato lui, ovviamente, okay, non l'ho visto io. Vabbè, gli è piaciuto? Gli è piaciuto? Sì, credo, cioè, okay, credo gli sia piaciuto. Quello. Meglio il rosso o Johnny Sins? Non ho provato nessuno dei due mai in realtà, però vediamo. Magari dopo oggi lo trovo. Beh, magari dopo oggi proviamo Johnny Sins, effettivamente. Ci sta, ci sta. No, ma scusa un attimo, Artify ti ha scritto ieri? No, non ha scritto. Vai a vedere, sicuro? Solo qua, ancora qua. Arti! Niente, oh. Mamma mia. Non sì. Ha scritto niente. Non ti ha scritto nulla? Posso scrivere? Posso mandare un messaggio vocale io? Sì. Pezzo di merda. Bro, ma... A pezzo di merda. Adesso mi spieghi. Pagoglione. Perché sei venuto? Pagoglione. Perché mi mancava. Arti, sei un bla bla. Come cazzo si dice? Un bla bla? Sì. Ancora qua. Arti, sei un quacquara qua. Non hai scritto Martina, fai schifo davvero. Poi quando vengo in bicocca ti abuso, te lo giuro. Aspetta che mando la foto che sto scherzando, che magari mi picchia. Scusa. Adesso aspetta un attimo. Vale, ti devo dire una roba. È importante. Perché sei venuto qua? Che cazzo ti ha detto di venire qua? A me non me ne fotte assolutamente un cazzo di te. Non ti voglio mai più vedere in tutta la mia cazzo di vita. Solo per lei. Te mi fai schifo. E perché sei solo qua? Solo per lei. Perché? Te l'ho detto ieri che venivo solo per lei. L'ho fatto. Sì, ma sei venuto da solo, bro. E quindi? Bro, ma siamo a 40 minuti da Milano. C'è la fessa. Bro. Bro, ma se ci stavo provando io magari? Allora facciamo una gara. Vai, 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 vai. Oh, facciamo una cosa. Vai, vai, vedi. Ok, amore, personal trainer. Ok. Famo sfide di palestra. Ok. Io non faccio palestra da 2 anni. E io invece? Sì, vabbè, diciamo. Fra. Se vinco io, mi prendo un bacio da Martina. Altrimenti lui. E io pure. No, se vinco io me lo prendo io. Se vinci te lo prendi te. Ok. Però non glielo diciamo, glielo diciamo all'ultima sfida. Ok. Glielo diciamo all'ultima sfida e la quasi obblighiamo. No, non no, 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 no. Chiediamo con permesso e poi lo obblighiamo. Cioè, no. Permesso e gentilezza. Vediamo se vuole. Se a lei va bene. Se poi non vuole. E non la turba. Se poi non vuole non si fa. Non si fa. Non si fa. No, è sempre solita roba. Eccoci, siamo tornati. Siamo arrivati a un punto, Martin. Quale? Dobbiamo fare una sfida io e lui. Ok. Per te. Ok. E dunque chi la vince mi conquisterà. In poche parole. Vai, iniziamo con la panca. Beh, panca, che dobbiamo fare? Oh, oh.
Così? Io credo. Ma no, no, è leggerissimo. Chi crede di me? Almeno io 5. Credo. Ma anch'io. Vai. No, dai, serio, serio, mettiamo i pesi. 10. 10 e 10. 10 e 10. No, oh, fermi, fermi. Che cazzo aiutate? No. Un po' d'acqua? Ok. Oh, però guarda che... Stanno bene. Quante sei? 3? 6. 5. No, fra, fra, si vede il cazzo! Si vede il cazzo! Fra! È buggata, oh! Fra, si vede il cazzo! Ma ho capito, ma proprio stavo parlando adesso che mi parli! Oh, sono andato bene, Marti, eh? Serio, sì? Cioè, ti stai impegnando veramente tanto. Vai. Porco... Di due, fai. Una... Perché non mi guardi, fra? Non mi osservi? Coglione, scemo! Posso farla anch'io? No! 1-0, fra! Che dobbiamo farlo? Che fare? Plank! Plank! Contemporaneamente. Ok. Così si vede subito. Vai. 3, 2, 1, vai. Due! Più secondi. Non so di cosa stai parlando. Continuo. Il tatuaggio sta andando. Ah, scemo! A coglione! Di già, 30 secondi. Si è buttato un cazzo, 30 secondi. Visto? 2-1. 2-1, 2-1. Vabbè, però per adesso. Sei da basket? Io a basket non so poco. Io non so giocare. Ok. Vai. Mai giocato a basket? Mai. Però, ma alla fine chi che odi? Ah, ok. Non sai che è giunta l'ora. Aspetta un attimo. No, frate, basta, lo dico. Non aspetto fino alla maratona. Chi odio? Chi? Dai, dici chi odi, vai. Dillo. Che poi tra l'altro dopo la Sardegna ha fatto un'altra cazzata gigantesca. Questa persona? Che mi sta troppo sul cazzo, ve lo giuro. Ma chi è quello che sta per... sta... è uno che conosce anche te. Cosa? Ah, certo. Non ho capito. Non ho capito chi odia? Dai, 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 inizio io! Come? Grazie. Come amore? Cara? Cosa? Oh, Va dai, uno contro uno. Che dobbiamo fare? Uno contro uno. Ma che fallo, fra? Ma come no? Che fallo, fra? Ma che fallo? Ma capito? È buona! Ma come è buona? Ma chat! Ma è buona? Capisci? Ma poi ha fa... già scelto! Ma solo io l'ho visto! Ha già scelto, niente fallo! Ma guarda! No, non so di cosa... C'è il segno della scarpa. Ma è fallo! Oh, non so tirare, non so tirare! Chi? Mi faccio malissimo. Dire! Ma questi sono tutti falli! Stai zitto, questo di merda! Ma... giusto, vai! Come me la spingo? In teoria me la dovresti... ridare, però... Vabbè. Ah,
Adesso deve essere qualcosa in cui c'è anche la sua interazione. Certo! Ma fammi questo! E che fai? Noi le palle. E tu sei fidanzata? No. Zero? Da quanto è che non sei fidanzata? Da... avevo un fidanzatino. No, le medie no, dopo. Tipo... da febbraio. Ah, c'era. Fidanzatino, pensavo ci avessi 13 anni. No, un fidanzatino. Vabbè, e quanto ci sei stato insieme? Ma poco, perché a me, tipo, i uomini sono gelosi del mio lavoro. No, io non sono geloso, sai. Tu non sei geloso? Io ho avuto due relazioni aperte nella vita. Davvero? Sì, sì. Ce lo stessi con me? Sono polivoloso, sì, sì. Non sei geloso? No. Puoi farti sfondare da chi vuoi, davvero. Bravo. Tanto tutto lavoro. Bravo. Tu sei geloso? Io zero. Ma che schifo. Ma smettila. Sincero, puoi fare ciò che vuoi. Vabbè, dai, allora. No, basta che hai ricevuto un permesso. Due giorni a settimana li dedichi a me. No, ma anche tutti i giorni non è un problema, cioè non mi stanco, capito? Ma io mi stanco. Ah, no, okay. Io mi stanco dopo una session. Una vabbè, session da quanto? Dipende, magari breve ma intenso. Ma breve, ma breve. Quanto è il minimo che deve durare un rapporto? A porto cervo. Vabbè, lui ti ha dato il palo. Allora, secondo me... Lo sai che lei ha toccato il cazzo a porto cervo e lui ha detto no? 20. 20 minuti? 15. Totale, quindi i preliminari? Da quando si presenta? Tra tutte le prime 10 volte. Non sono veramente preliminari, preferisco subito. No, che sì, è troppo. Ma ci sta pure io, sempre te. Ti ricordi? Ci sta. Che ne stavamo a parlare prima? Ok, 1-2 minuti, però in realtà... 1-2? Di preliminari? Sì. Sì, perché sì. Io facevo no, ma è successo. Però facevo 20 minuti di preliminari. Però vabbè, non è che sia importante. No, calcola che io di solito prima di far sesso, che mio padre mi fa fare 20 minuti di non mi piace farlo con la tipa. E quindi come mio padre che mi dà una mano sotto questo punto di vista. Siamo una famiglia unita. Ma tu con quante donne sei stato nella tua vita? Più di 100 massimo. Non lo so, ma non ci credo. Te lo giuro su tutto quello che ho, una persona è stata. Una? Una no. Te lo giuro su tutto quello che era suo padre, tra l'altro. No, a parte le cazzate, no, dai, davvero, lo sapere, no, dai, io lo sapevo. Io so, guarda, ti dico pure un segreto nostro, che è solo nostro. Okay. Sono oramai 7 giorni che sto provando a farlo scopare. E lui niente. Con gente. Introverso, gli servirebbe troppo qualcuno che lo aiuti, capito? Sì, sono timidino. Ma te lo conosci, cioè, capito? Hai visto che personaggio è? Proprio timido. Sì, lo so che è un po' timido, però a me piace anche questa cosa, è carina. Capito che devi, cioè, in mezzo agli insegnite. A me piace questo. Cioè, ti piace insegnare? Sì. E io c'ho un botto da imparare. Perché no, lui non è timido. Cioè, io oramai è quasi un anno e mezzo che non chiavo. Ma sai che la settimana scorsa? Quasi un anno e mezzo, è vero. No, invece un'altra domanda che mi ha fatto Ale adesso proprio da dietro il backstage. Quant'è la misura minima? Cioè per... La fatale. Allora, secondo me voi uomini siete troppo fissati con questa roba di dimensioni, sì, poi ci sono cose magari più importanti. Ma poi chi se lo misura? Ma mai misurato in vita mia io. Però ti dico, comunque secondo me 15. Minuti? Bro. No, millimetri. Mini. 15 centimetri. 15 centimetri, centimetri, dai. No, vabbè, ci sta. Sì, ci sta. Ma tra tutti insieme, insomma. Sì, sì, sì. Tipo nei trisom ci devono arrivare in 3 a 15 centimetri. Vabbè, no, ci sta, bene. Vabbè. Vabbè, comunque, continuiamo la sfida. Che... Vabbè, ultima sfida. Prima secondo che... Secondo me dovrebbe scegliere lei. Ci dite la sfida. Qual è il modo per... Sto pensando. Cioè, come mi deve conquistare un uomo? Sì. Secondo me flessioni. Cosa? Difficile. No, le trazioni. Trazioni. Non le so fare le trazioni. Marti, chi è che inizia tra me e lui? Io. Pensa te. Beh, cioè Nick Savage è diventato? Qua? Quanto è? 3. 2 secondo me sarà scopare che sì. Non la faccio. Stanzato. Chi? Quanto siamo arrivati? Che? Ma siete a 4? 5. 2 flessioni. 2 flessioni. No, ti tiro un destro in bocca. Fra, sono trazioni, che flessioni? 2 flessioni totali. 2 flessioni totali. Abbiamo contato. È vero. Ma io non faccio più, però sto morendo. Vai. No, è giù. Giusto. 3. 4,
No, 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 letta al cazzo. Letta al cazzo. Non vale. Cosa cioè. Totale di 27 trazioni. Vabbè, dai. Complete. 27 trazioni complete. Non mi aspettavo di raggiungere questo risultato nel 2023. Sono onorato di aver vinto 3 sfide su 3, meritandomele. Prima di dichiarare il vincitore, ce lo dichiarerà ovviamente Ale. Vogliamo un attimino sorseggiare dell'acqua. C'è altro rispetto, coglione. È l'ultima? Quella? Questa roba? Ha bevuto lei. Perché è dovuto venire a Bali? Perché è venuto? Ditemi perché è venuto. È un verme. È un verme. Fratello, prego. Lady. No, non so se voglio queste responsabilità. Lady. La puoi scegliere tu. No, no, no. È ora di prendersi le responsabilità. Quindi è una decisione sua, gliel'ha consigliato lei all'orecchio, eh? Così mi tolgo il campo. Non ci va. Hai perso. La decisione si è presa dal fatto. Devi guidare? Dal fatto che si è impegnato, ha fatto di tutto per vincere, era emozionato. Ha vinto nel mio cuore. Non ti aveva messo a corrente di nulla. La vittoria era un'uscita con te, cioè questo è il passo dopo. Ok. Cioè io sono obbligato a uscire con te adesso. Va bene. Anche se non vuoi. No. Cioè, tu vuoi? Ok, quando? Anche se tu non vuoi. Quando però? Quando? Quando torniamo da Jesolo. Quando torniamo da Jesolo. 27. Ok. 8. A cena. E stasera comunque mi accompagni a casa? Sì. Magari mangiamo una cosa dopo e poi facciamo la prossima volta un appuntamento. Dove mi porti a cena? Cioè, il tuo... Se ora di per sé, dove mi porti? Cosa fai? Ti porterei... Cosa faresti per stupirmi? Ti porterei sopra... Cioè, soprattutto. Soprattutto? Soprattutto. Cioè, cosa dove, ti piace tipo, mangiare? Tipo, dove mi porti a cena? Soprattutto dove non sarebbe andata. Ok, tutto, tipo... Caracca è banale. Dai, io vado a Carnisero. Sai cos'è Carnisero? Preferisco il Partenio a quel punto. Perché? Partenio. Se vuoi scegliere, certo, però certo. Va bene. Partenio va bene? Sì. Posso venire pure io? No. Dai, fratello. Però adesso andiamo, la chat ti vuole dire, ti vuole comunicare una cosa, la chat. Cosa mi devi dire? È tanto di chiamare. Chi dei due? Io. No, scherzo. E vabbè, abbiamo la clip da 1 milione, ragazzi. Sì, 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 sì. E Alexi ieri che si guardava il porno su di lei. Ancora, sei tu, non io. Fra, di dire che sei te, devi far finta, fai la scena. Te lo sei meritato, dai, sei stato bravo. Dico, non si è visto. Non si è visto? Non si è visto? Non si è visto? Come non si è visto, Marti? Era scusa. No, guarda. No, non si è guarda. Visto. È vero, non si è visto. Stanno dicendo tutti, non si è visto. Non ce l'ho. Bravo. No, non ci vuoi ricorrerti, oh. Muti! Tutti muti! Tutti muti! No! Shh. Silenzio! L'ultimo. Ragazzi, è successo. Non me l'aspettavo nemmeno io, è stato... Cioè, mi ha preso così... Adesso sì. Mi è successo no. Vabbè, sincero. Tutto male. Sì. No. Top 3 baci della tua vita. Secondo. E l'altro è il primo limone, capito? Lo so. Perché è emozionato. Ha preso e se n'è andato, non so come se... Come sono le sue labbra? Morbide.
Però dai, è caruccia. È un po' timida. È un po' timida. Però è una roba carina da essere timidi. Ora è entrato nel mondo dei grandi. 13.500. Però è troppo caldo, devo mettermi nel... Vabbè, perché sei emozionata, perché... c'è il ban, Scusa, scusa. Come sei felice? No, non me ne frega un cazzo. Cioè, io sono superiore a queste cose, come te. Doveva portarmi a cena. Posso venire anch'io? Fai il cameraman. Dai, fammi venire. Bro. Fammi venire. Vuoi anche lui? Ok, magari per bere una cosa lui, però poi la cena doveva essere romantica. La cena però voglio conoscerti meglio, capito? Sì, no, ma anche io infatti volevo proprio conoscerti, cioè io volevo conoscerti meglio. Ma mettetevi insieme, raga, ma che stiamo a fare? Infatti, ma a questo punto perché dobbiamo andare a cena? Cioè comunque c'è complicità, c'è tensione sessuale, direi che è il momento giusto per fidanzarsi. Mi sembra un po' presto. Un po' presto, effettivamente. Vabbè, ma non te è aperta. Cioè, che cazzo ne fotte? Aspetta, nel caso cambi idea, cioè aperta, te diventi una delle tante, cioè... No, no. Non funziona così. No, di che lei non può andare con nessuno, però te può andare con tutti. Esatto, sì, così funziona, c'è aperta con tutti. No, no, vabbè, stai bene, grazie. Mi piacciono i capelli ricciolini un po'. E a me piacciono un sacco i ragazzi dei capelli ricciolini. Ah bro, cioè io non bro, so. Bro, credo di avere la responsabilità di tutta Italia in questo momento. Bro, ma penso che sei venuto due o tre volte. No, ma è così, però non si fa. Sto guardando, sono venuto quattro volte. Dai, non si fa così. Tanto le mutande di mio padre perché non le lavate, cioè c'è ancora delle valigie da pulire. Cioè, devo bere una roba. Ti piace? A bere. Bevi alcol. Mi sono alcolizzato. Qual è il tuo drink preferito? Qual è il tuo drink preferito? Io gin tonic. Anche il suo? Ti ricordi l'altra sera quando siamo messi a bere tutto il gin tonic? Gin tonic. Poi, musica preferita? Cioè, allora, se devo andare in serata, mi piace la techno. Che stavo a dire stamattina? Tra l'altro, guarda, io so ballare la techno, guarda. Se tu metti un pezzo, ci puoi mettere un pezzo techno? Fra, siamo identici, c'è una roba assurda, vabbè. Questo è uno dei balli tecno più importanti. Tipo, se andiamo a vabbè, poi ci facciamo altro, vabbè. Vabbè, si conclude come si è iniziato. Fallo su di me, fallo sugli altri. Io direi che va bene. Sì, anche io fermo la doccia e finiamo. Sì, ma fatevi una doccia. Ma facciamoci una doccia. Ma vengo pure io? Ma basta, ma stiamo... per favore, non ce la faccio più. Facciamo un'altra sfida in doccia. Dai, facciamo una sfida in lui. Ringrazio Vale per essere venuto. E ringraziamo anche Ale che è stato il nostro PT. Martina, fa un ringraziamento speciale alla chat. Grazie ragazzi. Ciao.